A quanti di voi capita che una mattina quando ti alzi senza alcun motivo ti senti giù, senza motivo? Se succede almeno 2-3 volte all'anno, se è così, allora devi fare alcune cose prima di andare a letto. È molto, molto importante. Perché inconsciamente devi capire questo. Puoi covare molte cose, sia negative che positive nel sonno. Che sia piacevolezza o sgradevolezza, la puoi coltivare con molta efficienza nel sonno, ininterrottamente. Puoi farlo anche durante il giorno, ma ci sono tante interruzioni. Non succede in modo efficiente, ma se hai una tendenza ad andare a letto in un certo modo e ti svegli la mattina molto male, senza nessun motivo, vuol dire che di notte stai covando qualcosa in modo molto efficiente. Cattive uova. Questo non solo per quanto riguarda disturbi psicologici, può causare gravi problemi fisiologici a lungo andare. È importante che elimini queste cose dalla tua vita. Quindi, prima di andare a letto la sera, ci sono alcune cose di cui ti devi occupare. La cosa migliore, se mangi carne e altri tipi di cose, è che tu finisca di mangiare almeno 3-4 ore prima di andare a letto, che la digestione sia terminata. Prima di coricarti, bevi una certa quantità d'acqua e vai a letto. Vedrai che si sistemerà, semplicemente così. Una semplice soluzione può essere semplicemente una doccia. Fare sempre una doccia prima di dormire farà molta differenza. Con questo clima forse le docce fredde sono difficili, quindi puoi fare una doccia tiepida. Non fare docce calde di sera, fai una doccia tiepida. Ti rende vigile. Allora penserai, oh, non riesco a dormire. Non importa, dormirai 15-20 minuti o mezz'ora dopo, ma dormirai meglio, perché si porterà via certe cose. Quando fai una doccia, non è soltanto lo sporco sulla pelle che stai togliendo. Hai notato che se sei molto teso e ansioso, basta una doccia. Esci e ti senti quasi come se ti fosse stato tolto un peso. Non l'hai notato? Quindi non si tratta solo di lavare la pelle. Succedono molte altre cose. Quando l'acqua scorre lungo il tuo corpo. Questa doccia è una forma molto rudimentale di buttasciutti, perché oltre il 70% del tuo corpo è proprio acqua. Se ci fai scorrere dell'acqua, avviene una certa purificazione che va al di là del pulire la pelle. Un'altra cosa che puoi fare, accendi una lampada ad olio naturale, uno stoppino di cotone, un po' di olio, qualsiasi. Cosa si usa qui? Semplice olio da cucina. Olio di semi di lino, olio di riso o di sesamo, che cosa avete? Olio di oliva, va bene. Qualsiasi olio biologico con uno stoppino di cotone, accendi una piccola lampada nella stanza in cui dormi. Vedrai che queste cose scompariranno completamente. Se puoi introdurre un mantra o ci sono pratiche notturne, pratiche yogiche prima di andare a dormire, siediti sul letto e fai queste pratiche. Se vuoi fare l'Isha Kriya, è disponibile in internet. Generalmente in India si dice di non dormire con la testa rivolta a nord. Lo sapevi questo? Se metti la testa verso nord e dormi, la notte, mentre sei in posizione orizzontale, lentamente il sangue verrà attratto verso il cervello. Quando c'è troppo afflusso di sangue nel cervello, non puoi dormire pacificamente. Se hai qualsiasi tipo di, sai, aspetto costituzionalmente debole nel cervello, o se hai una certa età, potresti morire nel sonno. Si possono avere emorragie, perché del sangue in eccesso sta cercando di entrare nel cervello, dove i vasi sanguigni sono molto sottili. Qualcosa in più viene spinto a causa dell'attrazione magnetica. Quando sei in posizione verticale, non è così. Nel momento in cui ti metti in orizzontale, questa attrazione verso la testa è così forte che lentamente il sangue cerca di muoversi verso il cervello. Quindi, per evitarlo,
Questo è vero solo nell'emisfero nord. Se vai in Australia, non dovresti mettere la testa verso sud. Se sei in India, non dovresti mettere la testa a nord. Puoi metterla in ogni altra direzione. È ok. Tieni a mente questo, che sei veramente mortale, non a parole, davvero. Potresti morire proprio adesso, potresti essere giovane, potresti invecchiare, non importa. Puoi cadere morto proprio adesso, sì o no? Prima di andare a letto, siedi sul tuo letto e pensa che questo è il tuo letto di morte. Guardati indietro e vedi se quello che hai fatto oggi è di valore. Fai solo questo esercizio e non lo sai quando accadrà davvero. Se sarai seduto sul tuo letto di morte o steso in un ospedale con mille aggeggi appiccicati addosso, chi lo sa come succederà? Ma ogni giorno goditi questo. Ti siedi sul tuo letto di morte, guardi indietro e vedi: oggi il modo in cui ho gestito queste 24 ore è significativo, perché ora sto morendo. Quindi, ogni sera, tutti voi dovreste fare questo prima di andare a letto. Negli ultimi 3 minuti, tutto ciò che hai accumulato, il corpo, il contenuto della mente, le cose, non ignorare le piccole cose. Queste piccole cose sono grandi cose. Ho visto come le persone portano il loro cuscino personale, sai. Perché è molto importante. Quindi il tuo cuscino, le tue scarpe, le relazioni, se ne hai, tutto quello che hai accumulato, lascialo da parte. Dormi. Everything that you have gathered, keep it aside. Sleep. Se dormi in questa condizione, ti sveglierai con molta più luce, con molta più energia, con molte più possibilità di quanto immaginavi fosse possibile. Dormi semplicemente come una vita, non come un uomo, non come una donna, non come questo e quello. Lascia da parte ogni cosa, semplicemente. Keep everything down, simply. Sta diventando troppo facile. Un sadhana di solo dormire. Almeno questo devi farlo. Il tipo di suoni con i quali ti svegli determineranno il contesto della giornata e il futuro della tua vita in molti modi. Quindi, svegliarsi al suono di una sveglia che suona all'improvviso non è il modo migliore di condurre la tua vita. È meglio che se hai bisogno di una certa quantità di sonno, se il tuo corpo in questo momento, a causa del tipo di cibo che consumi e il tipo di pensieri ed emozioni che processi dentro di te e il livello di vitalità di cui sei capace all'interno del tuo corpo, determinerà la quantità di sonno di cui hai bisogno. Diciamo che hai bisogno di 8 o 12 ore di sonno. Stavo dicendo il numero sbagliato. Quale che sia la quantità di sonno di cui hai bisogno, tu sai di quanto hai bisogno. Quindi vai a letto abbastanza presto, così da svegliarti naturalmente. Se ti svegli naturalmente, e supponiamo che non sei sicuro se ti sveglierai oppure no, se hai un certo mantra, puoi usare uno dei mantra Vairagya. A livello fisiologico, un aspetto importante di te è il tuo cuore, la stazione di pompaggio della tua circolazione sanguigna che pompa la vita in tutto il corpo. Se questa sola cosa non accade, niente accade. Questo comincia dal lato sinistro. Così si dice, sai, in India si dice quando ti svegli devi girarti sul lato destro e alzarti. Se ti giri sul lato sinistro e ti alzi, ti succederanno cose brutte. Te l'hanno detto? Non si tratta di questo. Quando sei in un certo stato di rilassamento, quando il corpo è in rilassamento, l'attività metabolica è bassa. Quando ti alzi c'è un certo innalzamento dell'attività. Un'intera scienza del vivere è stata incorporata nella tua vita. Ti hanno detto che la mattina, prima di alzarti, devi sfregare le tue mani una contro l'altra e fare così. Devi appoggiarle sugli occhi. Se fai questo, vedrai Dio.
Non si tratta di vedere Dio. Se sfrighi questa una sull'altra, tutte le terminazioni nervose, c'è un'alta concentrazione di terminazioni nervose nelle tue mani, se fai questo, il sistema si risveglia immediatamente. Se ti senti assonnato, fai così e vedrai. Tutto si sveglia. Quindi la mattina, prima di muovere il corpo, lo risvegli e poi le appoggi sui tuoi occhi. Immediatamente tutto un insieme di nervi connessi ai tuoi occhi e altri aspetti dei tuoi sensi si risvegliano. Prima che tu muova il corpo, il tuo corpo e il tuo cervello dovrebbero essere attivi. Non dovresti alzarti intontito. Questa è l'idea, capisci? Quindi fai questo e poi ti giri sul tuo lato destro e ti alzi. Oggi, se tutti noi andiamo a letto domani mattina, quasi un quarto di milione di persone non si sveglierà di morte naturale nel mondo. Natural death in the world. Supponiamo che tu ti svegli domani. È garantito? Sei arrivato con la garanzia? Nessuna garanzia. Quindi supponiamo che tu ti sia svegliato. Fai solo questo. Questo è un semplice primo passo per il tuo processo spirituale. Domani mattina, quando ti svegli, controlla se sei davvero sveglio o sei morto. Se sei sveglio, ci vuole almeno un piccolo festeggiamento. Non devi alzarti e ballare, ma almeno puoi sorridere. Sei ancora qui. Un quarto di milione di persone sono morte. Erano come te e me. Sono sparite, non è vero? Ovunque guardi, non ci sono più. E io sono qui, ancora vivo. Un gran sorriso. Lo farai? Sto parlando di management. E poi, se un quarto di milione di persone sono morte, almeno da 3 a 5 milioni di persone hanno perso qualcuno a loro caro. Tu controlla quelle 3, 4, 5 persone a cui tieni. Sono tutte vive oggi. Un altro gran sorriso? Allora, lo farai o no? Vivo. Supponi che ti puntiamo una pistola alla testa. Penserai che è un sollievo? No. Sarai terrorizzato, non è vero? Ecco quanto è prezioso essere vivo. Non è così? Ecco quanto è prezioso per te essere vivo. Quindi, domani mattina, un quarto di milione di persone saranno morte durante la notte, ma tu sei ancora vivo. Non merita almeno un gran sorriso, ti sto chiedendo. E tutte le persone a cui tieni sono tutte vive oggi. Un altro gran sorriso.